Quello che vi vorrei dire questa sera è, lo dico a voi e per vostro tramite a quelli che sono i cittadini di Pavia, che mi voglio scusare senza se, senza ma, senza alcuna ambiguità per quello che ho scritto in quel commento. Era ho usato termini veramente inaccettabili, irricevibili, sono il primo ad ammetterlo. Quando si era trattato di difendere il famoso posto i napoletani, l'avevo fatto a testa alta, ma quando uno è consapevole di aver sbagliato, lo deve ammettere. E io questa sera sono qui proprio per ammettere di fronte a voi e di fronte alla città l'errore grave che ho commesso. Per me, quelle persone sono veramente delle vittime innocenti. Quel commento, che peraltro era il commento a un altro post, non rispecchia realmente quello che è il mio pensiero sull'intera vicenda. Chi segue, e tutti voi sostanzialmente seguite il mio profilo, avete potuto constatare negli ultimi mesi che per me il tema del lockdown è stato un tema cruciale. Ho preso una posizione sempre molto netta su questo tema e nei miei post penso che, dalla lettura quotidiana dei miei post, penso che appaia con chiarezza quella che era la mia idea. Gli anziani sono le prime vittime, sono persone fragili, sono persone ampiamente meritevoli di tutela. Ciò che io ritengo che sia stato sbagliato in questi mesi è stato quello di colpire duramente con misure liberticide le altre categorie, soprattutto i giovani. Ma il fatto che io difenda i giovani non significa che ritenga gli anziani meno meritevoli di tutela. Visto che però rivesto un incarico politico, anzi ne rivesto due, quello di consigliere comunale e quello di presidente della commissione prima, per commissione bilancio, ritengo che non bastino le scuse. Questa è una decisione che in realtà ho già maturato ieri sera, l'ho confermata oggi direttamente al sindaco in un incontro che abbiamo avuto poco prima di pranzo. E la mia decisione sarà quella nei prossimi giorni di dimettermi dall'incarico di presidente della commissione bilancio. Lo voglio fare perché penso che quando si sbaglia si paga. È un principio cardine della teoria politica a cui mi rifaccio, che è il liberalismo, il principio di responsabilità. Mi sono preso una responsabilità di scrivere una stupidaggine grave, adesso pago. In un paese in cui non si dimette nessuno, a partire da quello che sta succedendo a Roma in questi giorni, io tengo a dare un segno di diversità, a dare un segno di discontinuità e quindi mi dimetterò da presidente della Commissione Bilancio.